Sono sempre qui a Rottenberg, a Rottenburg. Adesso vi faccio vedere una cosa. Sono entrato perché sto cercando un tagliere per tagliare aglio, pomodorini, tutto quello che si può tagliare, e sono stato incuriosito. Qua praticamente metti dentro le bottiglie di plastica e niente, praticamente tu hai poi uno sconto sulla spesa, cose che già sapevo, ma almeno le ho viste di persona. E vabbè, noi in Italia invece paghiamo la tassa perché ci vengano a prendere i rifiuti, capito? Loro si fanno i soldi con i nostri rifiuti e noi dobbiamo pure pagarli. Allucinante. Eccoci di nuovo in viaggio, abbiamo lasciato Rottenburg e ci stiamo dirigendo verso Tuchersfeld, che si trova più a est. Dovrei percorrere circa 150 km. Ho deciso di fare un altro itinerario rispetto a quello che mi consigliava di fare Google Maps, perché mi faceva tornare un po' indietro, e visto che avevo già fatto quella strada, ne ho deciso un altro, un filino più lungo. Però in effetti devo essere sincero, sono proprio contento della scelta, perché i paesaggi che sto vedendo mi piacciono molto, molto più aperti, belli, c'è una bella luce oltretutto, quindi godeteveli. Riprendiamo in diretta un momento storico, te pareva? Questi qua sono i primi due sorpassi che ho fatto da quando sono in Germania. La cosa che mi meraviglia sono le piste ciclabili presenti ovunque. Qua non siamo più sulla Romantikstrasse, e oltretutto la Romantikstrasse è percorribile tutta in bicicletta attraverso le piste ciclabili, quindi 360 km che parte da Würzburg e va giù fino a Füssen è tutta percorribile con la bicicletta. Ho pensato a un compromesso: fino a Norimberga rimango in autostrada, dopodiché riesco e fino a Tuchersfeld rimaniamo sulle statali provinciali, così ci godiamo di più il paesaggio. Il paesaggio comunque già dall'autostrada è diventato molto più boscoso, diciamo qualche decina di chilometri prima di arrivare a Norimberga si è entrati in questa macchia verde boschiva. Adesso esco e ci facciamo l'ultima, mancheranno più o meno 40 minuti per arrivare a Tuchersfeld, e ce la facciamo tutta con provinciali e statali. Bom, finalmente sono riuscito a trovare una strada alternativa, non certo grazie alle indicazioni di Google Maps, ma mi sa che ci metto un sacco di tempo, perché dovrò fare un zig zag tra paesini per arrivare a Tuchersfeld. Ecco, poi se ci troviamo davanti sti aggeggi qua, io lo sorpasso subito. Il paesaggio qua fondamentalmente rimane sempre lo stesso, collinare e con molti boschi, ma a differenza del paesaggio della
Sud Baviera, attenzione, sono andato a informarmi e qua siamo nell'Alta Baviera, quindi siamo ancora in Baviera. Fino a Norimberga eravamo in Baviera, adesso non so se Tuckerschwelde, dove stiamo andando, è in un'altra regione. Comunque dicevo che il paesaggio è uguale, però qua le colline sono molto più serrate, sono una vicino all'altra e quindi il saliscendi è molto più frequente, c'è molto più bosco. È bello, bello, mi piace. Strade come al solito belle. Diciamo che qua la differenza è che le colline sono più alte. E cosa mi dice che ci siamo? Il paesaggio mi dice che siamo arrivati. Adesso bisogna, come al solito, capire un po' tutto l'ambaradan. Allora, sono arrivato a Pottestein, faccio qualche dronata qua che mi incuriosisce il posto e poi proseguo per Tuckerschwelde. Qui ho già capito che dovrò andare per forza al campeggio e poi dal campeggio muovermi, perché i parcheggi come al solito. Adesso ho proseguito un attimo per cercare un'area camper. Dove sta l'area camper? Mo' vi porto a fare un girettino in quest'area camper, che non è propriamente un campeggio. Questa è la zona per il parcheggio dei camper. Qua c'è un bellissimo campetto da calcio, qua è dove farò l'acqua. Qua sopra c'è l'area, diciamo, dalla reception, bar, ristorante. Qua in teoria potrei chiedergli anche di vedere un pochettino se riescono ad aggiustare la truma, ma nessuno parla inglese. Nessuna delle persone addette parla una parola d'inglese. Incredibile. Non me l'aspettavo questa in Germania, di avere così difficoltà nella comunicazione. Pensavo che tutti parlassero inglese, ma anche bello tranqui tranqui, eh. Conclusa la visitina e la dronata a Pottenstein, adesso ci stiamo dirigendo a Tuckerschwelde. Se qualcuno fosse interessato a venire da queste parti, dopo Pottenstein, girando a destra per venire a Tuckerschwelde, c'è un bel campeggio bello ampio. Insomma, il posto è bello, scenografico, ma ripeto, in una conca. Non lo so, a me le conche non è che mi entusiasmino, eh. Mi correggo, ci sono due campeggi sulla strada, non uno. Dai, qua dove siamo? Oh, eccoci qua a Tuckersfeld, adesso la riconosco. Sempre con la birra in mano, sti tedeschi. Questo è il benvenuto a Tuckersfeld.
fine della visita, Tuckersfeld, dronata, e 1.000 abitanti, secondo me. È più grosso Fuipiano, che ne contiene 240, che è dove abito, piuttosto che quel posto lì. Mi aspettavo ovviamente qualcosa di più da questa visita. L'ambientazione è senza dubbio particolare, dai. Meritava un passaggio rapido come è stato. Stiamo pian piano risalendo dalla conca, dal canyon. Speriamo che appena usciamo all'aria aperta internet ricominci a funzionare, in modo che posso capire dove andare. Tanto qua di indicazioni, a parte che non c'è nessuno, ma non saprei neanche a chi chiedere, non parlano. Eccoci, finalmente si vede l'orizzonte. Ogni tanto si incrocia una macchina, mi sembra di essere, per quello che dicono chi ci è stato in Svezia, che non incroci mai nessuno. Si fa la benzina, quella benzina sta cippa che la faccio, che in autostrada infatti anche qua costa un sacco. Però che tristezza, però io quasi quasi vado ancora avanti. Riprendiamo questa bella galleria tedesca, tutta bella illuminata. Notate la corsia d'emergenza gigantesca. Io esco perché qua io la vedo veramente, chissà qua quanto cazzo ci mettono, figurati. Oh, ci vediamo anche il mezzo super super lungo, ma che roba, che cos'è che è? Ah, una pala eolica, fai te. Allora, sono uscito dall'autostrada, adesso il primo posto barlucco, mi fermo, botta di culo subito. Appena ho spento la camera mi si è presentato sul lato opposto questo bellissimo parcheggio. Eccoci qua, partenza verso il Parco Nazionale della Svizzera Sassone. Lasciamo questo bel parcheggetto qua, che ieri sera è rimasto così opportuno, e ci rimettiamo in autostrada perché sono 270 km, mi mancano. E quindi almeno la prima parte la faccio in autostrada. Dunque, per raggiungere il Parco Nazionale della Svizzera Sassone, proseguiamo verso est, usciamo dalla Baviera, ma mi sa che siamo già usciti. Entriamo quindi nella Bassa Sassonia e ci dirigiamo verso Dresda. Mancano ancora 190 km, ne faremo una parte in autostrada e poi usciremo per goderci il panorama da più vicino. Per allietare la noia dell'autostrada, della guida in autostrada, anche se qua comunque ci sono tantissime curve, oltre al paesaggio che è sicuramente bello, per far passare il tempo mi diverto a fare le gare con i tir. In salita vanno più forte loro, ma poi in discesa gli vado via alla grande, e quindi è un continuo sorpassarsi e ci divertiamo così, va. Sono tremendamente preoccupato, è da un quarto d'ora che non vedo una pala eolica. Ehi, che succede? Dai, continua l'avvicinamento al parco. Adesso siamo a 100 km da Dresda. Oh, ti pareva, vedi? Parli del diavolo e spuntano le pale. Eccole là. Dunque, dopo aver fatto circa 80 km, anche forse di più, nella Bassa Sassonia possiamo trarre le prime conclusioni. Il paesaggio si è addolcito, ricorda, ecco qua, ricorda un po' la Toscana, tutte
tutte queste variazioni di colore nei campi. E bon, questo è quanto per il momento. Come si prepara un toast in camper se non si ha il tostapane? Qua è tutto pronto, adesso basta accendere. Accensione fuoco, zac, pentolino e via. E nel giro di si gira il toast dopo un minuto e mezzo più o meno, giro il toast, altro minuto e se magna. Passato il minuto e mezzo, si gira. Mi sa che me ne faccio un altro poi, anche perché il prosciutto sta andando proprio a male. Questo vi fa capire quanta carne mangio. Era lì, l'ho aperto una settimana fa. Oh, oh, guarda qui, perfetto, bello caldo. E intanto che mi mangio il primo toast, metto a scaldare il secondo. Siamo in prossimità di Dresda, tra poco usciremo, ci facciamo un po' di strade panoramiche per arrivare alla fortezza di Königstein, che si trova nel parco della Svizzera Sassone, non della Sassonia Svizzera. Vi dico solo che è un parco che si spinge tra Dresda, parte praticamente da Dresda, si spinge verso sud, sud-est, fino al confine con la Repubblica Ceca e praticamente è accompagnato dal fiume Elba. Poi il resto lo scopriremo solo vivendo. Ok, ho trovato anche questa volta un posticino free. Siamo a 2 chilometri dal Königstein e questa è una via secondaria di un paesino che c'è prima di Königstein. La fortezza di Königstein, chiamata anche la Bastiglia Sassone, è circondata da un grandioso paesaggio, ancor più abbellito dall'ansa creata dal sottostante fiume Elba. Situata sopra la cittadina di Königstein e, come già anticipato, posta all'interno della Svizzera Sassone, la fortezza risale al XIII secolo e ampliata nel XVII e XVIII secolo. Considerata tra le più grandi fortificazioni costruite in Europa sopra la cima di una collina, servì a più riprese da rifugio alla corte sassone e, per secoli, fu utilizzata come tesoreria e prigione di Stato, mentre attualmente ospita mostre, seminari e rappresentazioni storiche.